Quando noi compriamo una prima casa ci sono dei requisiti molto restrittivi che fanno sì che tu possa usufruire di agevolazioni particolari con tassazioni inferiori rispetto all'acquisto di un altro qualsiasi immobile. Vediamo insieme quali sono. Innanzitutto non bisogna essere già proprietario di un immobile all'interno dello stesso comune in cui si sta andando ad acquistare, neanche in comunione dei beni oppure in comproprietà. Inoltre non devi essere titolare di diritti di uso, abitazione, nuda proprietà o usufrutto di un altro immobile su tutto il territorio nazionale per cui hai già usufruito delle agevolazioni fiscali, anche se acquistato dal coniuge in comunione dei beni. Può succedere che tu sia già in possesso di una prima casa. In questo caso è consentito dal 2016 acquistare per la seconda volta una prima casa usufruendo delle agevolazioni, a condizione che tu venda quella di cui sei già in possesso entro un anno dal nuovo acquisto. Dopo che ti sei accertato di essere già in possesso dei requisiti che abbiamo appena detto, ricorda che dovrai spostare entro 18 mesi la tua residenza nel comune dell'immobile che tu vai ad acquistare, a meno che tu non abbia già la residenza nel comune stesso. L'ultimo requisito è quello che l'immobile che tu vai ad acquistare non sia considerato un immobile di lusso. Ricorda che se dovesse mancare anche solo uno di questi requisiti, non potrai usufruire delle agevolazioni prima casa e pagherai tassazioni maggiori al momento dell'atto. Se hai seguito il video fino a questo punto, sono molto contenta, ma più che altro spero di averti aiutato. Mi raccomando, però, ricorda che stai facendo un passo molto importante per cui spenderai migliaia di euro. Ebbene, ed è consigliabile affidarsi a un professionista che ti possa accompagnare durante questo percorso. Ciao, ci vediamo la prossima volta!